Buongiorno, sto andando a prendere Nicole perché mi ha appena mandato un messaggio la maestra dicendomi che ha la febbre, quindi di andarla a prendere. Poverina, stamattina mi ha detto che le pizzicava un po' la gola, però non aveva la febbre, quindi le ho dato un cucchiaio di miele e l'ho mandata. Evidentemente invece ha proprio preso l'influenza. Oltretutto oggi avevo in programma di andare a pranzo da Ilaria. Già l'ho paccata ieri, perché ieri... Cosa che mi aveva chiesto ieri? Ah sì, ieri mi aveva chiesto se ci vedevamo il pomeriggio, ma non riuscivo perché dovevo andare a prendere Sofia all'asilo e tutto il resto. Cioè, se andavo da lei non ero indietro in tempo per prendere Sofia all'asilo, quindi abbiamo detto vabbè, rimandiamo domani. Quindi abbiamo rimandato oggi e... Porca miseria. Abbiamo rimandato ad oggi, quindi mi stavo preparando per andare da Ilaria perché era quasi ora. Lei arriva dal lavoro a casa verso le 2, è 1:30 adesso, quindi stavo per uscire per andare da Ilaria. Invece vado a prendere Nicole e le ho detto a Ilaria che salta il pranzo perché Nicole ha la febbre. Adesso devo vedere però per andare a prendere anche Sofia all'asilo. Perché oggi nel caso gli zii non ci sono perché sono a fare la visita oculistica. Però mi ha detto mia nonna che c'è a casa mia mamma. Quindi teoricamente potrei chiedere a mia mamma se va lei a prendere Sofia perché no, vorrei evitare di portare troppo in giro Nicole visto che ha sta febbre. Proprio sfortunata perché le è capitato oltretutto in prossimità del saggio di ginnastica artistica e loro già hanno saltato la lezione di sabato di ginnastica artistica e salteranno anche quella di sabato prossimo perché è l'8 dicembre, quindi è festa e non c'è lezione. Hanno solo due lezioni prima del saggio di danza, quella di domani e la lezione di mercoledì prossimo, poi basta. Quella di domani sicuramente la salta perché se è iniziato ad avere la febbre adesso, sicuramente domani non le è passata. Spero che si riprenda per almeno l'ultima lezione di mercoledì prossimo. Io non ho ancora pranzato, Nicole penso abbia pranzato perché loro vanno in mensa alle 12:30, quindi secondo me sono andati in mensa, hanno mangiato e poi dopo le hanno misurato la febbre quando sono tornati dalla mensa. Domani, nel caso, se la febbre non è alta, ma è una febbre ciotola come quella che ha avuto Sofia 2 settimane fa, che era febbre da mal di gola, perché aveva questo raffreddore mal di gola e aveva una febbre ciotola intorno ai 37,5-37,2, non è mai diventata alta, era una febbre da infiammazione della gola. E se anche Nicola ha questa febbre ciotola così, domani vedo magari di portarla almeno a vedere le prove, a farle assolutamente no, perché suda, deve fare troppi sforzi e quindi sicuramente le aumenterebbe la febbre. Però almeno a vederlo così non la fa, non fa l'allenamento, però almeno rinfresca la memoria guardando i passi che fanno le altre, perché altrimenti poverina non vorrei che poi non si sente pronta per il saggio, avendo fatto poche prove e quindi non si sente a suo agio a fare il saggio di Natale sul palco davanti a tutti. Vediamo di limitare il danno. Stamattina non ho filmato niente perché sono andata a portare le bambine e poi dopo sono rientrata subito a casa a fare un po' di mestieri. Ho programmato la lavatrice per farla partire durante la notte, quindi questa mattina aveva finito e l'ho stesa. L'ho stesa subito così ho messo dentro tutte le lenzuola e anche il copriletto da lavare. Nel frattempo ho ritirato quelli che si erano asciugati, ho messo via tutto quello che posso evitare di stirare perché sto iniziando a seguire il filo di Ilaria, che lei è contro lo stiro perché dice che è solo una perdita di tempo. Ha ragione, però ci sono certe cose che non puoi non stirare, cioè ad esempio vabbè, le camicie, su quello è concorde anche lei. Però ad esempio certi capi lei dice che sono inutile stirarli e che anche io dovrei smettere di stirarli perché perdo tantissimo tempo che potrei invece dedicare a fare altro e ha ragione. Quindi sono arrivata alla conclusione che tutte le magliette a maniche corte e lunghe non gliele stiro più.
adesso che è inverno, perché tanto Sofia ha l'asilo sopra la maglietta al grembiolino, quindi nessuno gliela vede la maglietta che ha sotto. Nicole sopra la maglietta a maniche corte, la metto a lei perché a scuola non hanno il grembiolino, quindi le metto con la maniche corte sotto e una felpa sopra o un maglione sopra. La maglietta che ha sotto non la vede nessuno, perché tanto fa freddo, non toglierà mai in classe la felpa o il maglione, quindi non le stiro. E già qua sono parecchie cose risparmiate. Poi i leggings, dipende, se sono tanto stropicciati di stiro, altrimenti hanno tanti pantaloni comodissimi di H&M, fatti tipo di tuta pesante, sembrano dei leggings ma se li tocchi sono pesanti, non sono sottili, e quelli lì che sono tipo di felpa non si stropicciano tanto durante il lavaggio e l'asciugatura. Quindi anche quelli valuto ogni singolo pantalone se è il caso di stirarlo oppure no. Le mutande ho smesso di stirarle perché stiravo più quelle, e le calze stiro le collant, perché quando le bambine mettono le collant nel punto intorno alla caviglia, loro hanno le cavigliette un po' magre, quindi non si tende la calza, e se sono stropicciate si vede perché lì rimane un po' più molle. Quindi la calza maglia io tendo a stirarla, perché io, cioè, glielo vedo che è... sta chiamando la nonna, deve rispondere. Ecco, abbiamo riordinato il puzzle. Praticamente mia mamma oggi è a casa perché è dovuta andare a fare una lastra. Mia sorella, che di solito il martedì pomeriggio va dal fisioterapista per la gamba, oggi non va perché è a casa anche lei con la febbre. Quindi mia mamma oggi è a casa ma non deve portare mia sorella dal fisioterapista di pomeriggio, quindi volendo potrebbe andare lei a prendermi Sofia, in modo che io non devo portare Nicola adesso a casa e poi riportarla fuori di nuovo per andare a prendere Sofia all'asilo. Solo che mia mamma non è ancora tornata dalla lastra, stamattina ha fatto la lastra, non so per che cosa, ah forse ancora per il ginocchio che le fa male, forse per il ginocchio, non lo so, non mi ha detto dove doveva andare. Quindi mia nonna mi ha detto, adesso quando vai a prendere Nicole, se vuoi portala qui, così stiamo qua a tirare l'orario, tanto ormai effettivamente sono già l'una e mezza, Sofia esce tra un paio d'ore. Mi ha detto, venite qua da me, così dopo quando io devo andare a prendere Sofia, Nicole è lì a casa della nonna, non deve uscire e rientrare troppe volte a prendere freddo. Solo che devo capire quanta febbre ha, perché se le devo dare la tachipirina devo andare a prenderla a casa, a meno che ce l'ha mia mamma, perché mia mamma e mia nonna abitano nello stesso stabile, hanno il pianerottolo in comune, quindi nel caso se siamo da mia nonna e serve la tachipirina faccio un salto all'appartamento di fronte che è quello di mia mamma e me ne faccio prestare una dose. Ho già avvisato Mauri, poverino, poi secondo me si sente anche un po', come dire, escluso dalla vita familiare quando è in trasferta, quindi giustamente se io fossi via è vero che non potrei fare niente, cioè Mauro in questo caso non potrebbe andare a prendere Nicole, non potrebbe intervenire in nessun modo, però io se fossi al suo posto vorrei sapere, guarda che Nicole ha la febbre, guarda che è così colà, anche se non può intervenire perché non è qua, giusto che comunque aggiornato in tempo reale su anche noi, le nostre giornate, quello che succede. Ma oltretutto notavo adesso che è passato l'orario del pranzo e Mauri non mi ha né chiamato né scritto, quindi probabilmente è molto impegnato con il lavoro. Recuperata la gioppina, amore, che però vedo che la prendi bene la febbre, Sì, così non vado a scuola. Però non sappiamo quanta febbre ha perché la maestra non gliel'ha detto, vero? Era un segreto, non si poteva dire. Secondo me non era vero che avevi la febbre, era la maestra che ti voleva mandare a casa perché chiacchieravi troppo. Non è vero. Non è vero. Io intanto, visto che non avevo ancora pranzato, mi sono fermata con Nicole, visto che non è proprio moribonda, secondo me ha tipo 37,2 di febbre. Visto che proprio non era moribonda e potevamo ritardare 5 minuti sul rientro, mi sono fermata a prendere il kebab. Vieni. Alla fine è saltato il pranzo con Ilaria, ma ci siamo risollevati il morale col kebab.
Nicolina ha mangiato ma poco. Ospedale? Siamo... Ah, pensavo che eri là in alto. Già devi portarmi su questa scaletta poi. Io? Questa? Sì. Grande. Fammi un piacere. Cosa devi fare? Devi andare sulla scala? Sì. Nonna. Smettila. Smettila, pensa a te. Magari se accendiamo un po' di luce. Ma... ci vediamo meglio. Portiamo sulla scala. E non si sa perché non gliel'ha detto la maestra. Io avevo 37,5 stamattina, però non volevo misurare. Gli ha detto a Nicole che secondo me non è vero che aveva la febbre, che la Tiglia non la sopportava più perché parlava troppo. Gli ha detto vai vai che hai la febbre. È vero. È vero. Nikki. Adesso la rimisuriamo così scopriamo quanta febbre ha la Nicoletta. Felice. Ciao, che look, fantastic. Sembra un po' il maglione di Ron di Hogwarts. Manca la R in mezzo. Ah, non a pensare ai mestieri e non trova più la scatola del termometro. Allora mettile la borsetta adesso. Dai, 37,2 non è alta. Saltiamo la tachipirina. È proprio la gola, secondo me, Nikki. Lascia stare la tachipirina. Almeno 50 di se non supera 38 di non darla, perché già la febbre combatte la malattia. Se te la stroncano è peggio. Ari, giusto da davanti. Sì, è giusto. Però devo... non male. Aspetta, così dentro il buco. No? Ci siamo messi d'accordo con l'ortopedico, cambiamo esercizi. È stato carico. Ma quello che sembra tutto spocchioso, con tutto serio? No, vai. Parliamo della stessa persona, vedi come è oggettiva. No, lui è sempre serio. Però fa le battute. Senti, se mi andava a volte a quelle. Sì, sì, è quello del loro. Ok. Magrino. Solo. Sì, amore. Dentro. Però è stato bravo, è andato a cercare il dottore. Sì, sì. Ok. Si sono messi da qua sopra. Brava! Non è cotto. No, proprio dobbiamo continuare su questo pezzo. Aspetta, io avevo visto una tecnica. Vediamo se funziona. Avevo visto. Ali sembra che i capelli rossi. È vero! Ali, fateli rossi, funziona. Stai bene. Funziona! Che cosa stai facendo? Che non mi piace molto il sangue. Ma scusa, avete fatto l'alberello, Nikki? L'alberello, quello, io ci abbiamo che è arrivato al compleanno. No, ancora no. È quello che è venuto a chiedere. È quello di Sofia che ho preso io perché sennò mancava solo a lei, nonna. Allora se fino... Eh sì, che lo facciamo. Allora portalo via. Tieni, Nikki. Che tecnica hai utilizzato? Di strofinare l'ago con il filo sul pantalone e il filo entra da solo nel buco. Ah, dai. Abbiamo recuperato anche Nicole dall'asilo. Sì, Nicole. Anche Sofia dall'asilo. Inizialmente sembrava che anche lei avesse un po' di febbre, invece fortunatamente era solo un'impressione. Nicole invece l'è salita fino a... l'abbiamo rimisurato oggi pomeriggio, quindi l'è risalita... a 37,6, adesso sono in relax sul divano e intanto sto preparando la pastina per stasera, così almeno mangiano presto, vanno a letto presto perché già Sofia si era addormentata in macchina mentre tornavamo. Nicole era lì per addormentarsi anche lei, visto che oltretutto non sta bene, almeno vanno a letto presto e si riposano meglio. Mauri mi ha detto domani di portare subito Nicole dal pediatra, ma non mi pare il caso per del mal di gola e 37,6 di febbre. È la volta buona che il pediatra mi manda a quel paese. Chi è arrivato? Buongiorno, buonasera. Come stai, Gigetta? C'hai freddo? C'hai freddo? Veramente? Sì. La gola fa ancora male tanto? Sì. Dopo mangiamo ancora il miele dopo cena, che quello lì fa bene. Un cucchiaino. Ok. Che schifo.
hai lavato le mani? Che schifo, anche sta lingua. Bello Gigetto. Ma sei calda, amore? Ti vedo subito quando sei malata, perché sei stranamente silenziosa. Sei stranamente silenziosa. Che faccia? Fatto? Sì, mi togli perché. Sì. Sei stranamente silenziosa e poco agitata. È vero? È arrivato anche un nano. Chi è? Buonasera. 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 Un nano puzzolino. Aiuto. Aiuto. Guarda che io non sono forte come papà che riesce a prenderti con un braccio. Oh signore mio, aiuto. 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 Ciao, tutti a tavola. Due stelle. No, quattro stelle. Una stella. Due stelle. Quante stelle hai trovato? Io 14. Le hai contate? 4. Mi fai contare tutte le stelle che ci sono alla pastina? Amiche, sono tantissime. Ce ne sarà qualche migliaio. Io 4 e una. Io 2. Le conti in bocca? Sì. Mamma, io una, due, e tre, e quattro. 15. 4. 16. 17. 2. Mamma, per adesso non ci batte 30. 45. 46. 46. 49. 49. Ti stai allenando con le Big Bubble? Ne è venuta qualcuno. Ehi! Boh. Più grande che ti è venuta. Stai scalando il divano? Allora, oggi è il 4 dicembre 2018. E Nicola ha deciso di farsi venire mal di gola. Febbre, mal di gola. Io sono Nicola, ho 7 anni. E dai, invece Sofì ha 4 anni. Ciao Sofì. Invece che film è Alice. Brava, che stile. È Alice. Conilio. E ha 28 anni. Conili. Alice Conili. Vorrei proprio capire cosa hai intenzione di fare tu là in alto. Che programmi hai? Ah, è Heidi. Tutta questa magia c'è dentro al cuore. Tutti quei sogni, tutte le paure, quel che vuoi dovrai. Forse anche puoi volare, ma il tuo cuore vuoi sognare. Capperi come sono colorate queste qua. Heidi è quella col vestito giallo? Sì. Mi sembrava fosse più tardi, invece sono le 7:30. Col fatto che ho cucinato presto, così nel caso gli veniva un crollo di sonno alle bambine, avevano già cenato, mi sono sballata un po' gli orari, sono solo le 7:30. Quanto i cioccolatini? Ah, quello di stasera. Numero 4 oggi. Tu sai qual è il numero 4? Che hanno ben due calendari dell'avvento. Questo non c'è quando. Aspetta, eh. Aspetta che arrivo. Ah. E quello dove c'è quanto? È già cercato, puoi vedere? Sì, è il treno, l'hai mangiato, è vero. Ma guarda che sono proprio belli questi, fa vedere. Che hanno tutti, è una tavoletta di cioccolato con divisa in quadratini, il ogni quadratino è questo. Allora, questo. Il guanto è il 3 e il 4 invece è quello col campanellino.
Quindi te ne mangi due? Collosona, perché ieri sera si sono dimenticate. Vuoi che te lo stacco io prima che si rompa tutta la tavoletta? No, no, staccate anche altre volte. Guarda, giusto due se ne sono staccati, quelli che devi mangiare oggi. Questa è fortuna, eh. Uno a me no. Non sono fuori. Tutti e due se li ha ciucciati. Pensa te, è io che mi devo il pane di bocca per te. Mamma. Metto via? Metti via tu? Mamma. Ma che c'hai i pezzi di cioccolato che... Ok, là, posto, oh, ta-da. Andiamo di lavare questi piatti, mi sono stufata. Bimbe, potete iniziare a mettervi il pigiama, visto che avete finito di fare tutto? Io ho preparato due tazze con dentro la camomilla e il miele da bere prima di andare a dormire. E queste tazze sono comodissime perché sono in vetro con il manico, hanno il tappo e quindi non può uscire niente. E loro se lo tengono in mano e se lo bevono mentre sono sul divano. Prego. Ce l'hai? Cosa? Camomilla. Col miele per te. E questo è per te, amore. Ma col tè. No, sono tutte e due camomilla, Sofì. Senza te, solo camomilla. Tu devi sputare la cicca. La Big Bubble. È giunta l'ora. Schifo. È comoda la tazza? Sì, vero? Senza mani! Senza mani! Numero da circo. Cosa che preferite? La cioccolata. Di sera, a quest'ora. La camomilla va bene. Perché aiuta a dormire. Quando finisco questa mi devo cioccolata. Assolutamente no. Devo finire. Che bello, ma è un cuore. Sì. L'hai fatto tu? Sì. Wow. Adesso faccio un albero. No, adesso andiamo a letto. Aspetta, faccio un attimo. Cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Questi sono due cuori, sono tanti cuori, anche quelli intorno. Un culetto, Sofì! Un culetto! Sono tanti cuori. Ma il culetto però? Per chi è, Sofì? Non è il culetto, sono dei cuori. Per chi è, Sofì? Per me? Ma dai! A me non mi fa mai. È vero? Ma domani ti faccio un disegno visto che sei ammalata. Inizia che la Nicole dirà, cavolo, ma mi devo ammalare per farmi fare un disegno dalla Sofì. Scusa. Scusa. Allora te ne faccio solo quando sei malata, non te ne faccio più il disegno. Dille, mi vuoi bene? Ma quando lì anche quando non sono malata. Anche tu, dille, Sofì, non mi vuoi bene, sono tua sorellona. Ecco, vedi, come chiedere l'amore con prepotenza.